Ok, riproviamo. Vale, se ci sei, se ci sei, se ci senti, entra. Io non so più cosa fare, però ci sono buone notizie, da domani migliorerà questa situazione, non vi sto a raccontare, però vediamo se Valeria arriva. Allora, ecco, Valeria è in linea, quindi dovrebbe vedere il mio invito. Rullo di tamburi. Ok, io ti sto aggiungendo, se vedi gli invitini da qualche parte sotto degli avvisi, cliccali. Eccola. Ciao. Ciao a tutti! Ok, sempre uguale la situazione? Allora niente, dobbiamo semplicemente usare tante orecchie. Allora, perché ve lo dico, Valeria è in sala d'aspetto e quindi perché ho visto che ho questo problema con la linea, allora ho visto che postando da vicino i cellulari facevano meno fatica, ma con lei fortunatamente non fa un sacco fatica uguale, quindi lei sostanzialmente sentirà me che parlo forte con la porta chiusa perché così. Poi prima di rincontrarci, apriamo le finestre per un discorso di normative Covid e sostanzialmente lei ascolterà forte, io ascolterò lei attraverso la porta, perché se no, giusto? Va bene. Voi la sentite? Qualcuno mi dice qualcosa? Sentite Valeria? Aspettiamo un attimo perché c'è un po' di ritardo tra quando noi parliamo e quando loro ci sentono. Vediamo un attimino se qualcuno rispondeteci. Ci sono i messaggi? Io non No. vedo messaggi. Una Marisa. Marisa ci sente a tutte e due. Ci senti? Perfetto, vabbè, speriamo di sì. Ecco, ci sono. Ciao, c'è un sacco di Valerie stasera. Direi che ci sentono, se no ci avrebbero detto che una delle due non la sentono. Quindi, buonasera, benvenuti a una nuova puntata della storia di una ricciardina. La ricciardina in questione è Valeria, che Ciao. voi conoscete per i suoi post. Allora, Valeria, ha iniziato il percorso quest'estate? A luglio. A luglio, ok. Quindi sono agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, sono circa 6 mesi, perché fare il conto diversamente non ci riuscivo. E quindi adesso Valeria ci racconterà un pochino com'è stato il suo percorso, quali erano le sue aspettative prima, come sono state, no? Se sono state disattese, se aveva dei timori che sono stati, cioè se questi timori che lei aveva sono stati, non mi viene il termine, e quindi sostanzialmente lascio la parola a Valeria che ci racconta un po' di sé. Quindi, Valeria, com'è andata? Come ha impattato con me? Quando è che hai capito che volevi affrontare un percorso? È stato come te lo aspettavi? Raccontaci tutto. Allora, è stata dura perché comunque volevo farlo da un po' di tempo, però non trovavo la motivazione giusta, la persona giusta. Alla fine, grazie a Facebook, ho visto parecchie persone che conoscevo che ti seguivano e ho iniziato un po' a vedere un po' come lavoravi, tutte queste cose qui, e ho visto i tuoi metodi che erano belli e blandi, che potevano andare per me, e ho detto prendiamo l'appuntamento. Perché Io sono... Valeria, posso dirlo, è una ragazza tranquillissima, non la smuove neanche una pietra, cioè non c'è proprio lei, sei di quelle che se piove qui si sposta un po' più in là, ovviamente non è vero, Esatto. è arrivata, ve lo giuro, la prima volta che è venuta in visita era così, era terrorizzata e io ero preoccupata, non sapevo più come cercare di tranquillizzarla perché poverina, cioè C'è un volevo. motivo, però. No, come? C'è il motivo. Raccontacelo. Perché io avevo persone intorno a me, amiche, che avevano fatto questi percorsi così da proprio professionisti, come quella che sei tu, e che per magari 4 mesi non avevano mangiato una pizza o un sushi o un dolce. E io dentro di me dicevo, ok, sono in sovrappeso, però
non ho ucciso nessuno, cioè era inconcepibile per me pensare comunque di psicologicamente di affrontare un percorso così. Beh, ma vorrei vedere, ma non è che sei tu, ma chi è che vorrebbe? Ma ti pare? Poi ho detto, ma io non ho ammazzato ancora nessuno, Ma quindi se comincio a non mangiare la pizza mai più nel sushi, forse prima o poi qualcuno lo secco. invece poi, vabbè, quando mi è arrivata la dieta, vabbè, a parte conoscerti è stato stupendo perché l'impatto che hai è fantastico. Da subito mi sono trovata bene, non metti le persone in imbarazzo, sei molto proprio delicata nel dire le cose, Grazie. quindi il top dei top. Quindi comunque, io faccio parte della schiera che ho preso 2 mesi prima la cartellina, sono la peggior paziente perché l'ho letta, bella, meravigliosa, splendida, e l'ho richiusa. Ok, aspetta, devo dire una cosa. Non fate come Valè. No, perché se voi adesso ve lo dico col cuore, all'epoca stavo testando la cosa, se venite in visita e non avete fatto niente, io vi rimando a casa. Adesso, a parte gli scherzi, è fondamentale che voi facciate delle cose, che mi dimostriate che siete in grado di cominciare a fare cose. È importante. Non fatevi traviare da chi non lo ha fatto. E Ok, beh, infatti però io te puoi l'avevo detto andare avanti. subito, la cartellina Sì. bellissima, l'ho letta, ma non avevo bisogno comunque di mettere un punto, di partire da capo, perché comunque ne venivo già da altre cose fai da te sbagliate, perché obiettivamente ognuno ha proprio lavoro, un motivo c'è, assolutamente, e quindi io venivo dalla cartellina, dalle mie meravigliose fette biscottate con la marmellata senza zuccheri, cioè capisci, io... Cioè, ero proprio un caso disperato. Ma no, no, ma Valeria, ma perché ti parli così? Non sei un caso di sera. No, Vale, bisogna dire che tornando indietro, però, adesso a parte gli scherzi, tu ti senti di consigliare alle persone di cominciare perché per te è stato un impatto molto più forte. Cioè, io ti ho preso Assolutamente tutto sì. quello che facevi, l'ho stracciato, l'ho buttato via e te l'ho dovuto rifare nuovo. Se tu avessi avuto la possibilità di testare da sola che certe cose che io già ti dicevo potevi scegliere, provare e vedevi che funzionavano, per te sarebbe stata molto più meno impattante, capisci? Ma noi le cose semplici no. A me invece piacciono tantissimo, ve lo dico nel caso, a me piacciono da morire. No, e quindi ti dico, io ho messo un punto, ho incominciato, avevo bisogno di una guida, di un punto, cioè da sola avevo già fatto, ma avevo proprio bisogno, ero anche stanca. Comunque di avere risultati, però poi li riprendevi o comunque non... ho capito come funziono grazie comunque a questo percorso. Ok. Cioè, mi ci voleva per un motivo, capito? E dici un po', ad oggi, che io non me lo ricordo minimamente, a che punto siamo? Non abbiamo finito, però siamo già abbastanza avanti. Allora, io quando sono venuta da te, avevamo dato un obiettivo e l'altra visita l'abbiamo toccato. Ok. Però scendere qualcosina ancora è di nuovo un altro obiettivo che abbiamo, quindi comunque ancora qualcosa vorrei scendere. Ok, e cosa ti volevo dire? Possiamo parlare della tua vacanza in shorts? No! Ma sì, è una cosa adorabile questa. Cioè, tu. Allora, sono Valeria, ho 44 anni. Ho indossato i pantaloncini corti, penso per la seconda volta nella mia vita, a 43 anni e mezzo, quest'estate a Tenerife, Bene, dove non mi bene. conosceva nessuno, comunque ne avevo ben due. Sappiate che ovviamente in Italia non se rimette. Se volete vedere Valeria in shorts, dovete andare all'estero oppure hackerarle il telefono e vedere le foto. Esatto, tipo VIP, sai che... Cosa? tipo VIP, sai, è stata... apparazzata con gli shorts. Va bene, però secondo me il lato più bello del tuo percorso è che tu non ci credevi tanto perché eri molto 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 preoccupata, Coraggiata anche. scoraggiata, e invece adesso bene o male hai imparato che puoi gestire la tua vita. Anche a Natale è andata molto bene, no?
Sì. Mi ricordo che alla visita mi ha detto: "Ha mangiato a Natale?" Certo. Due primi, due tutto? E Tutto. guai, se io, cioè, io quando vi chiedo avete mangiato a Natale, non è per dire ecco e farvi il mazzo, non funziona così. No, no, io ero godutissima, te l'ho anche detto, e ho perso 2,5 kg comunque tra novembre e dicembre. Ragazzi, cioè stasera proprio Sono è tutto, a tutto è facile sta diretta, eh? No, vabbè. Non mi ricordo minimamente cosa ti volevo chiedere, però tu invece ti ricordi quello che ti... Aspetta lì, stai lì. Aspettate, che ho il gobbo, mi autogobbo. C'è un momento difficile, arrivo, eh? sì. Se Ah, vuoi... facciamo una Simona Ah, dai, tiro fuori quella cosa lì che è divertente. Se c'è la Allora, Tio che Simona ci guarda, Bruzzone, dica qualcosa. se ci guardi, credo di averti visto a Varazze qualche giorno fa davanti alla gelateria. Ed ero sicura, ho detto: "Quella lì è Simona Bruzzone." Volevo dirti: "Ciao Simona Bruzzone," invece che, sai, tipo l'autografo, no? Perché sei... Mi dai un muffin? Ragazzi, questa cosa mi ha fatto sdraiare quando me l'ha raccontata. Io ho detto, sicuramente, visto che mi ha spiegato dove l'ha vista, ho detto, guarda che... mi ha detto con chi l'ha vista, ho detto, guarda che è la Simo. Ma no, ma se poi mi manda a Cambrodo, ma ti pare la Simona? No, La Simone è troppo famosissima carina. persona. Ormai, Simo, sei una VIP del mio gruppo. Ormai sei... Nera, perché ovviamente non pubblico mai niente, perché io guardo, ma le cose che faccio io proprio, ma manco, ma non ci penso minimamente a pubblicarle, cioè. Ma vabbè, Però grazie ragazzi. che pubblicano, che danno le idee, perché siete stati tutti di grandissimo aiuto. Ecco, Questa il gruppo, ragazzi, serve a quello. Per chi guarderà la replica su YouTube invece che vedere la diretta qui nel gruppo, perché io insisto perché vi iscriviate? Non è perché io ho un ego pazzesco e devo vedere il numero dei miei partecipanti che cresce, che mi segue. No, non funziona così. È perché questa cosa serve a voi. È una roba che serve per darvi più possibilità. A me non mi interessa che mettete il messaggino, guardate, oggi ho perso 2 kg, non me ne frega niente. Cioè, se vi fa stare bene, vi aiuta, ok, ma voi dovete usare questo gruppo come la miniera d'oro che è, perché ci sono ricette dirette. Adesso avete una colazione al giorno, gente, finché sopravvivo, ma dovete sfruttarla questa cosa. Poi vero. ci sono tante possibilità di parlarci. Di sentirci, cioè se avete una domanda la postate, qualcuno sempre vi risponde. Una di queste è la Simo, la nostra super VIP. Però sentitevi veramente liberi di cioè usatelo il gruppo perché è tutta una roba vostra e cioè non fate un favore a me se entrate nel gruppo. Questo ci tengo a spiegarvi. Vero, è di grandissimo aiuto. Ok, anche, ma non solo a livello di ricette, dirette, eccetera, No, dovete contare morale. che. Morale. A parte il morale, è anche un discorso di ho un dubbio, ho un momento di depressione in cui, oh mio Dio, vabbè, magari non so se sto facendo bene. Lì ci sono un sacco di persone che hanno la stessa cosa vostra. Magari il dubbio che ti frulla nella testa l'ha postato qualcuno 2 giorni fa, a te basta cercare in cima al gruppo, c'è la rentina, voi cliccate lì, ci scrivete quello che volete cercare. Se usate gli hashtag ancora meglio perché trovate con l'hashtag trovate le dirette, le ricette. Che ne so, mettete ricette, hashtag burro d'arachidi e vedete cosa esce fuori. Perché le opzioni sono veramente tante. Quindi, riassumendo, Valeria è molto felice, Valeria porta gli shorts all'estero. 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 Non abbiamo ancora finito, ma non per un discorso di non aver finito col peso, è che Valeria sta prendendo molta, molta sicurezza nella gestione della sua alimentazione, giusto? Ah, beh, sì. Adesso ho imparato un po' a conoscere e a capire un po' come funziono, secondo me, E anche ti stai anche cose un che po' prima. tranquillizzando. Cosa? Come? Ecco, dicevo, ti stai un po' tranquillizzando. Ma sì, assolutamente sì. Io vi giuro, avrei voluto farvi una foto di Valeria il primo giorno. Le ballava anche l'occhio. In tutto questo, quindi usate il gruppo e non abbiate paura di utilizzarlo.
E vedete che a volte non, cioè, non è solo un discorso di mi insegna a togliere le calorie giuste, è proprio anche un discorso di imparare a stare tranquilli col cibo, a viversi bene ogni pasto, tanto da dire mi vivo bene il Natale e ho perso pure peso, vaffanbrò. Non ci credevo Quindi, mai. avete delle domande per Valeria? Scrivetele nei commenti, così avete qua una persona, cioè, giustamente. Chi non ha ancora cominciato? Come? Dopo ho comprato i pantaloncini. Sì. Spesso e volentieri quando una persona affronta, non, deve cominciare uno di questi percorsi, ha un sacco di domande, dice, boh, chissà cosa faccio. Cominciare, diciamo, avendo qui una persona che vi può dire, come è stato per lei, potrebbe essere un aiuto anche per voi. Ecco, quindi se avete domande per Valeria, lei è qui per voi. Brava, Anna Maria dice brava. Ciao Anna Maria. Ma sì, anche Anna Maria è brava comunque. Bene, se non ci sono domande, aspetta Valeria, sei troppo forte, mi sono rivista un sacco nelle tue parole, grazie mille, io non vedo l'ora che sia il 3 marzo per andare da Chiara. Ecco, vedi Valeria, un'altra Valeria, ancora la quarta Valeria della serata, anche lei si sente solidale con te perché probabilmente è un po' preoccupata. Allora Valeria, non ti preoccupare e via. Vai serena e tranquilla perché guarda, fidati di quello, fidati. Se io penso di essere veramente un caso Ma complicato. non è vero, stai No, tranquilla, lo sei. però mi hai tranquillizzato, cioè comunque la cosa bella è che non ti senti solo comunque, cioè adesso al di là di tutto. Allora, io la prossima settimana ho l'appuntamento con te Chiara. Non ho capito, scusa, puoi ripetere? Appuntamento con te. Lo sai che mi peso sempre, perché comunque lo so che non si, io sto bene a pesarmi, non ho perso un grammo probabilmente dall'ultima visita, però fidati, non sono, vengo tranquilla, nel senso, Ok, non ho assolutamente l'ansia, bene, assolutamente mi fa zero. piacere. Allora, questo è fantastico, Fidati, però. è per quello che dico di stare sereni e non mi ricordo chi, qualche diretta fa, qualcuno ha detto andate lo stesso Era all'appuntamento. la Simona Bruzzone. Sempre la famosa Simona, cioè perché comunque non so come dire, però un giorno tu mi hai detto io non sono qua solo per il peso, perché se no ti compri una bilancia. Nella visita ci sono sempre tante cose che comunque mi vengono in mente, a volte arrivo con dei papiri di cose da chiederti, perché magari le stagioni cambiano, ci sono cose da inserire oppure dei dubbi, cioè infatti ce ne sono due o tre da chiederti. Però nel senso, stavolta penso veramente di non aver perso un grammo, però me la vivo serena, Ok, sono allora serena e tranquilla. E mi fa piacere, se mi voglio conosci chiederti una cosa. Non ho capito. un po', lo vedi dalla mia faccia Sì, che sono sì, tranquilla. sì. E infatti, cioè, io percepisco in te anche un cambiamento un po' più a fondo, perché cioè, secondo me, dimmi se mi sbaglio, è possibile che cioè, questa tua sicurezza che tu avverti. Chi è uscita un po' dal discorso dieta e si è un po' allargata nel discorso vita di tutti i giorni? Assolutamente sì, ma certo, su tante cose, perché comunque ce la puoi fare. E Quindi il quando ce la fatto di puoi potercela fare fare, nella dieta dici, cavolo, ma allora ce la posso fare anche in altro? esatto. Che poi voglio dire, io non ho perso chissà quanto, nel senso non è che dici, beh, chissà quanto ho perso, beh, ero, eppure su di me si avvertono tutti, me li sento addosso. Poi la salute, ragazzi, la cosa più importante. E La dimmi solo una salute. cosa, Vale. C'è stato nel tuo percorso un momento difficile in cui pensavi che non ce l'avresti fatta, che volevi mollare? Il primo giorno? Il primo giorno, durante la visita? No, quando è arrivata la dieta, io l'ho aperta e mi immaginavo una cosa che fortunatamente tu spieghi. Non, sai che non hai giorni con quello che devi fare, tu hai il tuo menù, i tuoi alimenti, poi te li metti come vuoi.
Io ho aperto la dieta e ho visto tutto quello che potevo mangiare, ho detto, cavolo, io da domani come inizio? Se ho avuto un momento di panico, lo sai cosa ho fatto? Dimmi. Ho chiuso tutto, l'indomani mattina mi sono fatta un foglio con lunedì, martedì, mercoledì perché avevo bisogno di qualcosa per partire, mi sono fatta il menù, mi è durato 7 giorni, non mi è più servito, però avevo bisogno di una base e non avere il menù dei giorni, ho detto, adesso io come faccio a abbinare le cose? Invece, meno male che non c'è il menù. Grazie Però scusa, Valeria. sono spaventata perché ho detto No. adesso lo faccio. Allora, colgo questa cosa di Valeria per dirvi due cose. La prima, se doveste trovarvi in una situazione in cui vi spaventate a morte e non sapete cosa fare, io sono qua. Cioè, io non è che vi do la dieta e vi dico, boh, ci vediamo il mese prossimo, arrangiati, non Scusa. funziona così. Prima cosa. Seconda cosa, se venite da me, dovreste già sapere dalla guida, dai video, da tutto, da me che ve lo ridico, che il menù io non lo do, perché il menù è la tomba, la morte dell'autonomia. E io voglio che voi, cioè se voi vi limitate a eseguire quello che io vi dico nel menù, non imparerete mai un picchio. E quindi sostanzialmente sarete sempre schiavi del venire in visita da me. Cioè, Valeria all'inizio, se le avessi dato un menù, sarebbe stata più contenta. E io ci Sapete fossi stata la dietista media, gli avrei dato il menù per farla contenta, far avere un cliente pagante felice e basta. Ma non è quello il mio lavoro, non è farti perdere peso, è aiutarti infatti come ad andare con le tue gambe, mollare il sellino perché la bici la guidi da sola, ok? Quindi, cavolo, per te non è stato solo un percorso di dieta, cavolo, ti sei sentita più no, di sicura, tutto. anche nella vita, è bello questa cosa. Ma poi quando vedi che perdi peso e stai bene, ma ti senti forte, non ti senti affaticata, moscia, cioè è Più tutto energica, più in gira. forma. Beh, Puoi anche avere il lì ti passo lì viene. comunque su dopo poco tempo, cioè io mi Anche da lì ti viene la. sono aggrappata a tutto comunque, dico la verità, nel senso comunque c'è cioè, il famoso passo libero. Per me ancora oggi è veramente il top, comunque mi consente proprio di andare avanti, di dire posso mangiare quello che voglio, perché lo posso mangiare, è il mio pasto libero. Puoi fare quello che vuoi, basta che. Brava. E Ascolta un quindi. po', ma invece ad oggi, per te che significa stare bene? Sentirsi bene fisicamente, ma al di là dei chili, cioè proprio star bene. E tu ora ti senti bene? Assolutamente sì, al 100%. Che Cioè proprio non bello. c'è paragone da 7 mesi fa ad oggi, proprio non c'è paragone. Proprio imparare a conoscersi anche, perché fai un percorso proprio, non so come, boh, ormai ho capito, non so tante cose di me, ancora di più cosa digerisco, cosa non digerisco, oppure se faccio il cosiddetto pranzo libero, mi riesco. Lo faccio, zero sensi di colpa, anche quello è importantissimo perché è proprio ma sacrosanto pasto libero proprio. Non mi sento in colpa assolutamente. So che il giorno dopo inizia un'altra settimana, ma che ce n'è un altro. Non è Ok, l'ultimo. e invece raccontaci quando ti sentivi tra virgolette male, che non eri a tuo agio, non stavi bene anche né fisica, cioè fisicamente, come ti sentivi? Anche più triste, un po' più. Non ho capito, ripeti? Un po' più triste, un po' Anche più triste. sì, un po' più giù. Poi comunque quando gira qualcosa inizia a girare tutto bene. Anche ricominciare ad andare in palestra, erano anni che non ci andavo. Ah, quindi adesso stai andando anche in palestra? Scusa, ho un vuoto, non me lo ricordo. Hai intrapreso anche un percorso di questo Sono stata tipo? l'unica che ha incominciato il 24 dicembre ad andare in palestra. 24 dicembre, dai, raccontaci com'è andata, come hai deciso? Perché io sono sempre andata a correre e erano anni che non riuscivo più per tendinite, mal di schiena, tutto così e quindi ero scoraggiata. Ho deciso di fare un po' di attività fisica, cominciando con un po' di pesi e sto andando da un mio amico che quindi mi conosce e piano piano vedo che comunque, insomma, l'attività fisica comunque fa bene al fisico ma anche alla mente. Io poi comunque sono una persona che ha bisogno un po' di sfogarmi. Un Beh, direi che sta po'. funzionando. Ti Assolutamente sì. Poi dico comunque. un'ultima domanda. Se 7 mesi fa, quando sei venuta in visita,
qualcuno ti avesse detto, guarda che tu tra 7 mesi parlerai davanti a una ventina di persone in diretta, più tutte quelle che vedranno il video dopo e racconterai la tua storia e come sei felice, cosa avresti detto? Non ci credo. Hai visto quanta strada che hai fatto, Vale? È vero, è vero. Io comunque dico veramente grazie a te, Chiara, veramente. Ma lo sai che lo penso davvero? Grazie, grazie. Veramente, vai al di là di tante cose, veramente. Mi viene da Quindi piangere, basta. io la Allora. straconsiglio a chiunque abbia anche solo un dubbio, la provi perché veramente merita, è proprio una persona d'oro. Grazie, basta, basta, basta. Allora, io vi ringrazio tutti per esserci stati perché è stata veramente bellissima questa diretta perché appunto, cioè, Valeria è un vulcano e prima sostanzialmente si teneva tutto lì, adesso sta facendo uscire queste cose nel modo giusto, nel modo bello. Sono veramente contenta, Vale, grazie di aver partecipato. Quindi anche voi altri che dice no, ma io la diretta non la voglio fare, no, perché io mi vergogno. Ma di che? Ma avete visto che fiorellino? Cioè, dai, cavolo. Io vi ringrazio tanto perché come al solito mi fate essere felice di essere qui ancora alle 8 di sera a fare cose. E quindi ringraziamo Valeria e la lasciamo andare ai suoi domini. E noi anche ce ne andiamo a casa, che dite? Quindi grazie. Se volete partecipare, scrivetemi. E se volete entrare nel gruppo e vedere le dirette, mi raccomando, vi lascio il link nel post che farò poi quando posto il video. Quindi grazie, buona serata a tutti. Ciao Vale, Ciao a ciao a tutti. tutti. Ciao.